Buonasera a tutti, benvenuti alla Scuola Normale Superiore. Io sono Marco Valdés, sono coordinatore del progetto VIS, che sta per Immersioni Virtuali nella Scienza, o Virtual Immersions in Science in inglese, che è il progetto di outreach e comunicazione scientifica della Scuola Normale e che si prefigge l'obiettivo di far sapere all'esterno che tipo di ricerca si svolga qui alla scuola e in cosa consista fare proprio l'attività di ricerca. E all'interno di VIS ci sono partecipano molte aree di studio della Scuola Normale, che sono archeologia, storia antica, chimica, cosmologia, biologia, biofisica, fisica delle particelle, cosmologia e storia moderna e contemporanea, quindi già 7 aree. E queste 7 aree collaborano all'interno di VIS in tutta una serie di attività che spaziano da conferenze pubbliche come quella a cui state assistendo oggi, che fa parte di una serie che si intitola La scoperta che mi ha cambiato la vita, a attività più rivolte alla visualizzazione avanzata dei dati scientifici, e per questo collaboriamo con il centro Dreams Lab che si trova qui all'ultimo piano di questo palazzo. E, tramite appunto l'utilizzo di sofisticate tecnologie come l'Oculus Rift o come il Cave 3D, una stanza per la visualizzazione immersiva tridimensionale virtuale. E poi ci sono altre attività più rivolte ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, tra cui una che vi segnalo, visto che ci sono molti ragazzi qui oggi, che si intitola Un giorno da ricercatore, tramite la quale, partecipando e scrivendo un breve elaborato di circa 500 parole su una scoperta scientifica recente, i ragazzi possono vincere un giorno da ricercatore qui alla Scuola Normale, affiancando un gruppo di ricerca, spesati di tutto e dormendo in uno dei collegi della scuola. Oggi siamo qui per ascoltare la relazione, l'esperienza del professor Antonino Cattaneo, che parlerà di un tema di grande attualità e molto serio come la ricerca scientifica sull'Alzheimer. E per introdurre il professor Cattaneo lascio la parola ad Alessandro Cellerino, che lo introdurrà. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Due parole rapide su Antonino Cattaneo, che è una delle figure più importanti delle neuroscienze italiane contemporanee. Antonino Cattaneo nasce qui a Pisa, in via della Fagiola, e ha studiato fisica all'Università di Roma. E dal 77 all'80 è stato perfezionando alla Scuola Normale, cominciando a studiare neurofisiologia con il professor Lamberto Maffei, che è un'altra grande figura delle neurobiologie, della neuroscienza italiana. È diventato poi ricercatore prima alla Scuola Normale e poi a Roma, dove ha cominciato a lavorare con un'altra grandissima figura delle scienze italiane, che è Rita Levi-Montalcini, e con la quale ha collaborato poi per tutto il resto della vita della professoressa Montalcini. Ha passato lunghi periodi a Cambridge e mantiene ancora dei rapporti molto stretti con Cambridge, e la sua carriera scientifica è segnata da due diversi ambiti di ricerca, che sono l'uno la possibilità di esprimere e ingegnerizzare anticorpi all'interno di cellule, sia come strumenti per la ricerca biologica che come strumenti per la terapia molecolare, e poi, chiaramente ispirato da Rita Levi-Montalcini, lo studio dei fattori neurotrofici e il loro ruolo anche appunto nelle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Il professor Cattaneo però è personalità estremamente eclettica, e solo per darvi un esempio, è coinvolto in ben 3 corsi qui alla Scuola Normale, che sono astrobiologia, biologia sintetica e neurobiologia, quindi 3 cose che non è che proprio esattamente appartengano allo stesso, quello che in Italia si chiama settore scientifico disciplinare. Dal 2008 è professore ordinario di neuroscienze qui alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è direttore del laboratorio di biologia della Scuola Normale Superiore di Pisa, e passo a lui la parola. Grazie
Grazie mille Alessandro per questa introduzione e mi hai anticipato volentieri qualcosa che dirò adesso all'inizio. E chi vuole, qui non è che ci siano sedie, però insomma forse state meglio. Comunque, mi fa piacere di vedere moltissimi ragazzi che ho saputo che siete due classi che vengono da fuori Pisa, quindi sono particolarmente contento, vi do il benvenuto. Quello che farò oggi è quello, oggi parliamo di memoria, parliamo in realtà di perdita della memoria e perdita della memoria nel corso della malattia di Alzheimer. E per cominciare, la memoria è un tema di cui si sono occupati moltissimi filosofi, prima che i neuroscienziati. Qui vedete la scuola di Atene di Raffaello, e dove vedete Aristotele e Platone. E ho messo questa per ricordarmi e ricordarvi che Platone è forse uno dei primi che ha coniato una metafora che ci porta molto lontano nel pensare cosa succede nel cervello quando noi ricordiamo qualcosa. È la metafora della tavoletta di cera. Platone dice con grande evidenza che quando noi ricordiamo, percepiamo qualcosa, è come se noi avessimo dentro una tavoletta di cera in cui vengono scritte le cose che noi ricordiamo. E oggi questi concetti qui vengono espressi in termini molecolari e cellulari, come ci accennerò verso la fine. E il tema della memoria ha interessato i filosofi anche in altri aspetti. Per esempio Locke identificava la memoria con l'identità, e per cui si poneva il problema di come noi sappiamo che le cose che noi ricordiamo appartengono a noi stessi, e quindi lui dice come problema filosofico questo fa coincidere la memoria con l'identità. Quindi per questo noi diciamo il filo della memoria è quello che ci conduce a riconoscere noi stessi. E allora, cominciando dal filo della memoria, io introdurrò questa mia chiacchierata per raccontarvi come io sono arrivato a studiare la malattia di Alzheimer. E io mi sono, come ha detto Alessandro, mi sono laureato in fisica. In realtà mi sono iscritto a fisica pensando che mi sarei voluto occupare di biologia, però ho incontrato una persona che è Mario Ageno, che è probabilmente il fondatore, uno dei fondatori della biofisica italiana. Mario Ageno è il più giovane dei collaboratori di Enrico Fermi a Via Panisperna. E è un fisico atomico di grande levatura. Lui nei primi anni 60 ha cominciato a occuparsi di problemi biologici, persona di grande rigore morale, di grande caratura, molto schivo, e una persona che quando io sono andato a chiedergli la tesi laurea sono andato 10 volte prima di avere il coraggio di bussare alla sua porta, perché incuteva molto rispetto, ma una persona a cui ho voluto davvero bene e che considero un maestro. E vi dico due messaggi che Ageno mi ha lasciato. Uno è, lui era persona che se la prendeva con chi affrontava i problemi scientifici in modo, secondo lui, errato, e lui aveva coniato, in particolare ce l'aveva con altri biofisici, che secondo lui non erano particolarmente adatti a fare, pur essendo dei bravissimi fisici, e lui diceva: c'è gente che considera di fare la biofisica come se Galileo, studiando la caduta dei gravi dalla torre di Pisa, avesse buttato un gatto invece che un sasso, e quindi lui diceva la biofisica del gatto dalla torre di Pisa. E questo lui diceva agli studenti: non dovete fare così. Questo solo per raccontarvi un aneddoto di come questo maestro era. Ma la cosa che a me ha segnato molto è che lui diceva: se tu ti vuoi occupare di biologia, devi sporcarti le mani con la biologia. E quindi io me le sono sporcate talmente tanto che mi ci sono appassionato, e ad oggi insomma sono a tutti gli effetti un neurobiologo, un neuroscienziato. Come ha detto Alessandro, sono arrivato a Pisa, e a Pisa ho avuto la fortuna di interagire con Lamberto Maffei. Qui vediamo Lamberto Maffei con Adriana Fiorentini, una grande scienziata della scienza della visione, che è mancata recentemente e che ricordo con grande affetto. E Maffei studiava il sistema visivo, e Maffei, studiando il sistema visivo, aveva in quegli anni formulato. Io mi sono laureato nel 76, quindi ero stato qui a Pisa tra il 77 e l'81, quindi sono proprio gli anni in cui Maffei andava facendo questi studi, e
per farla breve, in questi studi Maffei e Fiorentini avevano descritto l'organizzazione della corteccia visiva funzionalmente e avevano questo potere di sintetizzare molto bene i loro risultati, in modo tale che avevano in questi lavori ipotizzato che la corteccia visiva facesse una sorta di analisi di Fourier dell'immagine, come analizzando le frequenze spaziali nei vari orientamenti, e avevano descritto una organizzazione molto precisa architettonica della corteccia visiva, e questo mi aveva portato, io ho partecipato a un progetto che portava avanti questo lavoro, quindi l'organizzazione della corteccia visiva rispetto alle frequenze spaziali, e mi aveva portato a pensare che questa organizzazione funzionale precisa della corteccia visiva potesse dipendere dalla presenza di un fattore neurotrofico. All'epoca se ne conosceva uno solo, era stato descritto da Rita Levi-Montalcini, ne dirò qualcosa tra un attimo, e io avevo letto dei lavori di Rita Levi-Montalcini e avevo pensato e scritto un lavoro in cui facevo un'ipotesi che, se fosse esistito nella corteccia visiva un fattore neurotrofico con le proprietà che Rita Levi-Montalcini aveva descritto in altri contesti, questo avrebbe potuto spiegare alcune delle proprietà che Maffei trovava. Maffei mi dice, mi incoraggia, mi dice scrivilo, e io ho scritto questo articolo assolutamente senza basi sperimentali. Cioè, infatti il lavoro in 0, è tornato indietro dalla rivista, è un lavoro che io non ho mai pubblicato, ma che considero uno dei lavori più, insomma, a cui tengo di più, e me lo tengo come manoscritto, l'ho anche presentato come manoscritto ad alcuni dei miei primi concorsi, perché è un lavoro a cui tengo molto. Infatti ci tengo perché è un lavoro che mi ha, questa idea a cui sono affezionato, mi ha portato, dopo aver lavorato con Maffei, ad andare a trovare la Levi-Montalcini e a chiedere se potevo lavorare con lei. Quindi mi sono presentato un giorno al suo istituto, stava tornando in Italia, dirigevo un istituto del CNR, e quindi lei mi ha aperto le sue porte, e da quel momento ho cominciato a lavorare per vari anni con Rita Levi-Montalcini, che qui ricordo in una foto non troppo, questa è nel 2009, a un congresso in Israele, e ho avuto la fortuna di avere un rapporto molto lungo, scientifico e personale con Rita. E una cosa voglio dire, che la Levi-Montalcini aveva, questo negli anni in cui ha fatto le scoperte, quando ha scoperto l'NGF, il fattore di crescita nervoso, a San Luis. La scoperta di Rita Levi-Montalcini è stata inizialmente innescata da studi su cui la domanda era: lo sviluppo del sistema nervoso è legato da fattori intrinseci o estrinseci? E per perseguire questa domanda, che era una domanda molto grossa per quello che riguarda lo sviluppo del sistema nervoso, aveva fatto una serie di esperimenti che l'avevano portata a isolare un fattore, per l'appunto, che poi ha purificato e chiamato fattore di crescita nervoso NGF, e questo è un lavoro del 1956, in cui lei aveva trovato questo fattore di crescita rilasciato da sorgenti molto molto strane, veleno di serpente, cellule tumorali che lei metteva nell'embrione e verso cui guidavano la crescita delle fibre, la ghiandola salivare. Quindi lei aveva dimostrato in modo molto molto inattaccabile che esistessero dei fattori estrinseci che guidavano la crescita delle fibre nervose, e su questo ha costruito in quegli anni la sua carriera. Era diventata professore in America, membro dell'Accademia delle Scienze Americane, era molto molto riconosciuta, però restava un neo nei suoi studi, e il neo è: va bene, ma tutto questo alla fine dimostra sì che la crescita delle cellule nervose può essere dettata da fattori estrinseci, ma che ha a che fare con la fisiologia? Perché erano sorgenti molto molto strane dove questo fattore era prodotto. E infatti in quegli anni lei faceva le sue conferenze, un titolo frequente era Snakes, Tumors and Nerve Cells, cioè metteva insieme delle cose molto strane. E a quel momento, nel 59-60, fa un lavoro che io considero il coronamento dei suoi lavori, è un lavoro di cui vi parlo perché a me è un lavoro che ha dato l'ispirazione di una vita scientifica. È questo lavoro qui del 60, in cui Levi-Montalcini
ha un'idea molto molto semplice, per quegli anni assolutamente rivoluzionaria. Dice, se esiste un fattore così anche nel sistema nervoso naturale, io mi costruisco un inibitore di questo, che in questo caso era un anticorpo. Nessuno aveva usato all'epoca, prima di lei, gli anticorpi per, come strumento sperimentale per fare quello che oggi noi chiameremo un knockout. Oggi è una prassi naturale. Ebbene, lei in questo lavoro, con un understatement, non sottolinea nemmeno l'importanza del metodo, però fa esperimenti in cui, iniettando anticorpi contro questo fattore, che lei poteva essersi ottenuta perché aveva purificato da queste sorgenti strane il veleno e la ghiandola salivare milligrammi di proteina, quindi poteva averne quantità tali per poterne fare un anticorpo, e quindi aveva potuto, iniettando questa cosa, dimostrare che le cellule nervose simpatiche di questi ratti iniettati in questo anticorpo diventavano assolutamente atrofici e ha potuto dimostrare che morivano, e quindi che esisteva un fattore endogeno che era responsabile per la sopravvivenza di questi neuroni. Quindi in questo articolo lei dice, suggerisce quello che poi diventerà il paradigma dell'NGF, ovvero sia che questo fattore agisce sulle cellule simpatiche sensoriali, ma che probabilmente esistessero degli altri fattori che agivano su altre cellule nervose, e quindi questo è il paradigma del fattore neurotrofico, ovvero sia che ogni popolazione di cellula nervosa dipende da un fattore o combinazione di fattori per il proprio sopravvivenza, mantenimento e formazione di connessioni. Questo paradigma è un paradigma che ci ha accompagnato per 50-60 anni, perché è come noi oggi pensiamo. E questo, in quegli stessi anni, mentre quindi ispirato da questo articolo di Rita Levi Montalcini, che cominciando a lavorare nel suo laboratorio era assolutamente parte naturale del suo pensiero, in quegli anni usciva un altro articolo in un campo del tutto diverso, che è un articolo pubblicato da Köhler e Milstein. Milstein è argentino, lavorava in Inghilterra a Cambridge, e George Köhler è un postdoc tedesco di Milstein, i quali hanno fatto questo articolo nel 75 dal titolo abbastanza oscuro, il quale però erano riusciti a fare delle cellule in vitro che secernevano un anticorpo puro, come si chiama oggi un anticorpo monoclonale. Gli anticorpi che aveva usato Rita Levi Montalcini erano degli anticorpi policlonali, ma erano monospecifici perché l'antigene con cui li aveva ottenuti era molto puro, se no un anticorpo policlonale è una mistura molto sporca, e poi ha un altro svantaggio, che non lo posso riprodurre. Questo metodo di Köhler e Milstein ha aperto una rivoluzione. Voi pensate che oggi ci sono in farmacia, cioè nella terapia, decine e decine di farmaci che sono basati sugli anticorpi monoclonali, e quindi questo è una nuova generazione di farmaci biotecnologici, i cosiddetti biologici, come si chiamano in gergo, e sono basati su questa scoperta. E con un understatement tipicamente inglese, anche se nessuno dei due era inglese, concludono il loro lavoro semplicemente dicendo: queste culture possono essere di valore per usi medici e industriali. Quindi non è che scrivono lì 10 pagine per dire quanto può essere utile. A quel punto io ho pensato, vi voglio dire una cosa, il percorso individuale, lo dico ai giovani perché insomma è molto molto tortuoso e è di successo personale intendo, se voi seguite la vostra soddisfazione. Quindi secondo me uno deve seguire dove anche se magari non è la cosa più pratica, ve lo posso assicurare. E quindi ci sono dei percorsi molto meno tortuosi, molto forse più lineari, che forse invece sono. E allora mi sarebbe piaciuto, nei miei sogni, rifare l'esperimento di Rita Levi Montalcini con i metodi di Köhler e Milstein, ovvero sia queste linee cellulari loro permettevano, oltre che di secernere un anticorpo puro, anche
di isolare i geni che codificano per quell'anticorpo. Questo è il passo in più. Che allora, mentre tutto il filone degli anticorpi monoclonali si è avviato nel mainstream di utilizzare queste linee cellulari per purificare anticorpi, poi da sviluppare come farmaci e poi come tools per la ricerca, eccetera, eccetera, la mia idea di ragazzo con i pantaloncini corti era quello di pensare 4 step avanti, ma in modo, in quegli anni non c'era nemmeno la possibilità di fare un topo transgenico, cioè era così un sogno. Di utilizzare queste cellule per isolare i geni che codificavano anticorpo e poi chissà, magari questo gene uno lo poteva mettere in altre cellule, quindi una e allora ho preso carta e penna, perché si scriveva in quegli anni, il telefono era raro, io ho i miei annetti, e siamo nei circa nell'83-84, ho preso una carta e penna e ho scritto a Milstein e gli ho detto: caro Mils, professor Milstein, vorrei fare questo esperimento. E silenzio. Dopodiché qualche settimana dopo ho ricevuto una telefonata e mi ha detto: guarda, ho letto la tua lettera, era Milstein, ho letto la tua lettera, e dice: puoi venire a fare questo esperimento, la persona con cui devi parlare, vieni nel mio laboratorio, la persona con cui devi parlare è questo Michael Neuberger, perché lui c'ha delle cose che ti possono aiutare. Però ti consiglio, quando scrivi l'application per fare la tua borsa di studio, non scrivere questa cosa, perché ti prendono per pazzo e fai un progetto più... E quindi comunque adesso sto per arrivare al fine della fine del mio percorso e quindi sostanzialmente sono andato a Cambridge, ho vinto una borsa di studio su cui ho con un programma di ricerca molto noioso e dopodiché, anni dopo, quindi, ho pubblicato questo articolo, che è stata la prima dimostrazione che effettivamente si potesse prendere i geni che un anticorpo, si potevano fare cut and paste di DNA ricombinante, esprimerli in altre cellule, si poteva anche mandarli in differenti compartimenti intracellulari, quindi avere una sorta di sonda molecolare e questo a quel punto è diventato tutto un filone che poi mi ha portato in altre direzioni, ma tornando su quello che era il sogno iniziale, a quel punto ero nelle condizioni di poter fare un esperimento con i neuroantibodies, come li chiamano, cioè anticorpi espressi in una cellula nervosa. A quel punto, invece che esprimerlo in cellule del sistema nervoso simpatico, come aveva fatto la Montalcini, l'ho espresso nel sistema nervoso centrale. Quindi abbiamo fatto un topo transgenico che esprimeva un anticorpo nel sistema nervoso centrale. Anti-NGF, un anticorpo diretto contro la proteina dopo aver dimostrato con altri, e quindi a questo punto è l'esperimento che mi ha portato al molto inaspettato a incrociare la via dell'Alzheimer, di cui non mi ero mai occupato in passato o poco. Qui siamo nel 2000 oramai e abbiamo fatto questo topo transgenico che esprime un anticorpo nel cervello, quindi una cosa molto poco fisiologica, e questo anticorpo selettivamente riconosce l'NGF. E Simona Capsoni, che è da qualche parte, che lavora con me da tanti anni, è stata sufficientemente... Questo esperimento era stato fatto per vedere queste cellule nervose, che sono i neuroni colinergici, se dipendevano o no dall'NGF e come dipendevano nel cervello adulto. Ne tornerò dopo sui neuroni colinergici, perché sono coinvolti nell'Alzheimer. Ma non c'era nessun altro motivo vero per andare a guardare le proteine coinvolte nell'Alzheimer. Simone ha avuto la faccia tosta, il coraggio scientifico di farlo, cioè avevamo in laboratorio dei progetti per cui avevamo i reagenti sull'Alzheimer, e quindi, per farvela breve, questo topo, in modo molto molto inaspettato, oltre a sviluppare l'atteso deficit colinergico, che era il motivo per cui avevo fatto questo esperimento lungamente come un fiume carsico negli anni, mentre facevo anche tutt'altro, e il cervello di questo topo sviluppa placche di amiloide, grovigli di tau, che sono proteine di cui vi parlerò tra un attimo. Sostanzialmente questo topo ricapitola il fenotipo di neurodegenerazione del topo Alzheimer in modo assolutamente inatteso. Quindi a quel punto questo è stato diciamo il momento in cui nel laboratorio si è cominciato a lavorare direttamente su Alzheimer, perché avevamo capito che avevamo un modo
per poter indurre nel cervello di un topo delle alterazioni che sono, quindi in modo controllato delle alterazioni che sono tipiche del cervello di Alzheimer. Questo è stato il mio percorso molto poco lineare con cui sono arrivato all'Alzheimer, e quindi a questo punto vediamo di cosa si tratta. Questa è una foto della prima paziente descritta, la paziente zero, come si dice, descritta da Alois Alzheimer, e Alois Alzheimer aveva descritto in analisi post-mortem di questa paziente delle strutture che sono tipiche, che sono ancora oggi il fingerprint, la caratteristica del cervello di un malato Alzheimer, di cui dirò tra un attimo. E come sapete, la malattia di Alzheimer è una emergenza molto grossa. C'è un impatto sociale, personale, familiare elevatissimo, legato al fatto che ancora oggi i trattamenti sono del tutto insoddisfacenti, e è la storia che vi racconto oggi è la storia di un problema esistente nonostante 25 anni di ingenti investimenti su cui la comunità scientifica, la comunità industriale hanno riversato tantissime risorse, e cercherò con voi di capire, di spiegare cos'è stato fatto, cosa potrebbe essere stato fatto in modo diverso, perché siamo in questo stato e cosa si può fare. Il cervello di un malato di Alzheimer è caratterizzato da quella che è chiamata una triade, ovvero sia c'è una popolazione di neuroni, che sono questi neuroni colinergici che hanno il corpo cellulare nel nucleo del proencefalo basale, che innervano in modo diffuso tutta la corteccia. Sono dei neuroni molto importanti per le funzioni associative corticali, e quindi poi indirettamente anche aspetti cognitivi e di memoria. C'è una forte innervazione anche in altre aree. Questa innervazione colinergica, questi neuroni rilasciano come neurotrasmettitore l'acetilcolina. Questi neuroni sono selettivamente e principalmente degenerano nella malattia, e quindi su questa base il farmaco che oggi viene dato è un farmaco che prolunga la vita media dell'acetilcolina alle sinapsi, e quindi in condizioni in cui il neurone funziona meno, questo farmaco cerca di vicariare la funzione di questa acetilcolina. Però è chiaro che è puramente sintomatico, sono farmaci che non agiscono sul motivo per cui il neurone degenera, e quindi nel momento che non c'è più il neurone a pompare acetilcolina, il farmaco è inutile. Vi devo dire una cosa: che oggi ancora nel 2016 ci sono soltanto 5 farmaci approvati per la malattia d'Alzheimer. Questa è la gravità del problema. Di questi 5, 4 sono lo stesso farmaco cioè lo stesso principio, ovvero sei inibitori della acetilcolina. Quindi sono farmaci che derivano dalla ricerca di, voi sapete che c'è un gap tra quando un risultato in laboratorio può essere portato in sviluppo clinico, e quindi i farmaci che sono oggi presenti sono il frutto della ricerca al meglio di 10 anni prima o di 15 anni prima. Questi farmaci comunque derivano da ricerca dei primi anni 90 o della fine anni 80, quindi nel frattempo c'è stata altra ricerca, e questa non ha ancora generato farmaci, quindi questo è il punto di cui parlerò. Oltre a questi neuroni colinergici ci sono queste placche di A-beta e i grovigli neurofibrillari di tau. Le placche di amiloide sono dei depositi extracellulari. I grovigli neurofibrillari di tau sono delle strutture intracellulari, che sono tipiche di come i neuroni muoiono in questa patologia, e sono entrambi costituiti da proteine naturali, quindi sono proteine naturali del cervello. In questo caso questa proteina si chiama APP, amyloid precursor protein, proteina precursore dell'amiloide, e questa è una proteina del citoscheletro, proteina tau. Quello che succede è che è chiaro che dal punto di vista, come si studia una malattia di questo tipo? Quello che all'inizio degli anni 90 si è cominciato a fare è cercare di capire
come sono fatte queste strutture, cioè bisogna, come quando si scala una parete, bisogna cercare degli appigli, e in questo caso l'appiglio più solido era partire da queste strutture che sono tipiche del cervello di un malato di Alzheimer. Quindi la domanda è: da che proteine qual è la costituzione molecolare di queste strutture? Perché poi, se si capisce qual è la struttura, la costituzione molecolare, a quel punto allora si può andare a capire come si formano, e quindi si può risalire la catena causale di cause ed effetti. Ebbene, allora, questa proteina, le placche di amiloide sono fatte da una proteina APP, che è il precursore dell'amiloide, che è una proteina che può essere tagliata da enzimi proteolitici in un modo fisiologico, ovvero sia con un enzima che taglia qui. Questo peptide qui è un peptide, è il peptide cattivo, il peptide cosiddetto a beta. Quindi un enzima che lo taglia in mezzo è un taglio proteolitico fisiologico. Invece ci sono due enzimi che tagliano ai capi di questo peptide, che sono la beta secretasi e la gamma secretasi. Tagliando qui rilasciano questo peptide, e questo peptide è tossico e aggrega e forma delle fibrille. Invece la proteina associata ai microtubuli, tau, è una proteina normale anch'essa del citoscheletro. Il citoscheletro di un neurone è costituito da questi da vari filamenti, di cui uno dei quali sono i microtubuli, e lungo i microtubuli viaggiano le vescicole che tengono in collegamento il corpo cellulare con le sinapsi, quindi sono molto importanti per tenere il collegamento trofico tra il corpo cellulare e le sinapsi, e quindi la proteina tau è una proteina che si associa a questi microtubuli. Quando succede qualcosa per cui questa proteina tau non riesce più a legarsi ai microtubuli, ad esempio viene modificata post-traduzionalmente con fosforilazione, acetilazione o altro, allora il microtubulo comincia a smantellare e la proteina tau, come l'amiloide, comincia ad aggregare. Solo che, siccome la proteina tau è intracellulare, gli aggregati sono intracellulari, e invece il grosso dell'aggregazione della proteina a beta è extracellulare, e il neurone muore. Questo è quello che si è capito, è cominciato a capire negli anni 90, e su questa base qui il campo dell'Alzheimer si è diviso, in parte dimenticandosi dei neuroni colinergici, si è diviso in due campi: quelli che pensavano che l'amiloide fosse il colpevole principale, quelli che pensavano che la tau fosse il colpevole principale, e ciascuno ha cominciato a lavorare sul cercare di capire cosa è sbagliato quando succedono queste cose. La cosa importante da dire è che l'esordio clinico probabilmente è una fase già tardiva della malattia, quindi molte delle cose avvengono probabilmente prima, e uno dei motivi per cui oggi la ricerca di nuove cure sta ritardando è capire cosa succede, perché ancora una incompleta comprensione di cosa succede in questa fase preclinica. Quindi bisogna andare a risalire sulle cause a monte e cercare di descrivere noi qui con amiloide e tau abbiamo i punti terminali di una lunghissima catena di cause ed effetti, e quindi risalire questo è molto molto complesso. Inoltre le descriviamo come catene lineari di cause ed effetti, invece probabilmente tutto è molto più complicato. Quindi questo è uno dei è oggi un grande interesse, cercare dei biomarcatori che ci permettano di capire, prima che ci siano sintomi clinici, perdita di memoria e altro, per cui comunque nel frattempo la genetica ha insegnato molte cose, perché esistono delle forme, normalmente la malattia sporadica, ma esistono delle forme su base familiare, che sono circa il 5% dei casi, che è una piccola percentuale, ma dato che la malattia è molto, ha un'incidenza molto alta, sono anche grossi numeri, e ci sono dei geni in mutazioni che portano mutazioni puntiformi, autosomiche dominanti, autosomiche recessive, che determinano una malattia di Alzheimer familiare che ha la stessa quadro clinico, tranne un'insorgenza molto molto più precoce, per cui in qualche modo in quei pazienti siamo già più vicini alla fase effettrice della patologia. Poi sono stati descritti dei geni che aumentano il rischio di contrarre la malattia, ci sono degli alleli di geni naturali in due geni che sono APOE4 e TREM, che sono
geni coinvolti in processi infiammatori, di cui dirò qualcosa più avanti. All'interno di tra i geni malattia, una cosa che ha portato grandissimo supporto all'ipotesi che l'amiloide sia un colpevole molto importante è il fatto che la stragrande, se non tutte, le mutazioni conosciute nell'Alzheimer familiare sono coinvolte, riguardano o questa è la sequenza aminocidica della proteina APP, tutti questi sono residui in cui è descritta una mutazione, quindi o sono mutazioni che colpiscono il gene APP o che colpiscono il gene presenilina, che è l'enzima che fa parte del complesso dell'enzima che taglia l'APP. Quindi quando c'è un'evidenza genetica, questo è un'evidenza molto forte che collega una alterazione in quel gene con una malattia. Quindi questo è un altro motivo per cui il campo si è molto molto pesantemente sbilanciato sul campo dell'amiloide. Per cui è stata formulata la cosiddetta amyloid hypothesis, secondo cui processamenti anomali della proteina APP formano questo peptide. Questo peptide poi, per una serie di eventi di protein misfolding di cui non ho tempo di parlare ma che si cominciano a capire, oligomerizza, fa degli aggregati di piccolo peso molecolare e poi fa queste fibrille extracellulari che sono quelle che fanno le cosiddette placche. Oggi sappiamo che non sono le fibrille a essere più tossiche ma sono delle forme intermedie che sono gli oligomeri di Abeta, ma lo sappiamo oggi però. Sulla base di questa ipotesi, sulla base dell'evidenza genetica, tutta l'industria farmaceutica ha cominciato, tutta senza eccezioni, la grande industria, ha cominciato a sviluppare farmaci che cercano di interferire in qualche modo con questo processo. E qui siamo alla fine degli anni 90. Questi percorsi sono molto lunghi e quindi questa ipotesi ha dominato il campo. E uno dei tentativi molto eleganti per affrontare questo problema è stato un cosiddetto approccio immunologico. L'idea è stata quella di pensare che queste strutture qui, che si formano nel cervello, sono come un corpo estraneo. Quindi se sono un corpo estraneo, come un microbo, un patogeno che ci colpisce, perché in un organismo normale, diciamo non malato, non ci sono. E quindi l'idea è quella, se io immunizzo, come immunizzerei contro il morbillo, con questo dovrei formare degli anticorpi che dovrebbero proteggere e ripulire. L'esperimento è stato fatto sul modello animale in modo molto netto, preciso, ma in modelli che io considero tautologici, perché hanno fatto un modello animale in cui si overesprime questa proteina, quindi che fa tanto di questo, con le mutazioni umane, poi si immunizza questo stesso animale con un vaccino, è proprio un vaccino che è basato su questo peptide, si formano anticorpi, gli anticorpi in questo modello animale ripuliscono il cervello delle placche. Il fatto è che quel modello animale non ha la malattia di Alzheimer, quel modello animale ha le placche di amiloide. Questo è il punto, perché un modello animale che sviluppi la malattia di Alzheimer non c'era. E quindi questo esperimento tautologico, ci metto le placche, immunizzo e le tolgo, su questa base che era la migliore evidenza preclinica possibile, il vaccino è entrato in sperimentazione clinica e sono successe tutta una serie di cose. Il vaccino è stato un tossico, alcuni pazienti sono morti, poi è stato interrotto. Allora i pazienti a cui è stato interrotto sono stati seguiti fino al decesso per cause naturali e nei pazienti deceduti è stato analizzato il loro cervello era in molte parti ripulito dalle placche, quindi il vaccino aveva funzionato, ma erano lo stesso, la demenza non si era fermata in quei pazienti, quindi il campo ha fatto, invece che la cosiddetta immunizzazione attiva, cioè il vaccino, siccome il vaccino forse fa male perché tutta una serie di motivi, immunizzazione passiva vuol dire prendo anticorpi che riconoscono il peptide a beta e immunizzo direttamente, quindi il farmaco è un anticorpo anti-a beta.
Queste sperimentazioni sono andate in corso negli anni dal 2000 al 2010 e dal 2010 in poi sono venuti una serie di risultati clinici uno dopo l'altro da tutte le maggiori sviluppati. Questi trial sono trial con migliaia di pazienti, sono molto costosi perché devono essere fatti per due anni e devono essere fatti per due anni perché il miglioramento sul declino è misurato con delle misure molto molto imprecise, perché a tutt'oggi il modo per verificare l'efficacia di un farmaco è quello di fare un test psicologico. Ci sono pochi esami obiettivi, quindi questo è un test che ha un grande errore sperimentale, e quindi capite bene che per vedere un effetto di miglioramento devo aspettare che il declino naturale sia molto sceso, quindi i trial sono molto lunghi e quindi questa è la dura vita di sviluppare possibili cure a fronte pure di ipotesi obiettivamente valide, forti, ma con queste difficoltà. Allora, a questo punto, negli ultimi 3 o 4 anni, ci si sta interrogando molto pesantemente su l'ipotesi amiloidea forse è sbagliata, però l'evidenza genetica è molto molto forte, quello è un fatto duro, è un fatto solido. Forse i trattamenti troppo tardivi, quindi forse il trattamento è fatto quando oramai la patologia si è svincolata dalla causa che l'ha prodotta. Forse la specie molecolare bersagliata non è ottimale, perché tutti quei trattamenti riconoscono questo peptide o questo peptide. Nessuno è finalizzato a riconoscere questo peptide. Nel frattempo si è riconosciuto che questo peptide è il più sinaptotossico, è tossico per le sinapsi, non per i neuroni, quindi proprio per quegli organelli in cui noi pensiamo che... E quindi... E poi bisogna anche considerare che ci possono essere molte strade diverse che portano alla neurodegenerazione. La malattia di Alzheimer in realtà è una sindrome. Sindrome vuol dire che è un insieme di pazienti eterogenei in cui c'è un insieme comune di manifestazioni cliniche, ma a eziopatogenesi magari differente. E quindi questo è un fatto anche molto importante. Stratificare i pazienti oggi è un tema molto importante. Quindi il tema è gli oligomeri di A-beta nella patogenesi della malattia di Alzheimer. Quindi, diciamo così, alla luce di queste cose, una cosa che si può fare è cercare di bersagliare le specie molecolari che, invece che essere l'amiloide fibrillare, sono l'amiloide oligomerica, che è 100 volte più sinaptotossica delle fibrille. Tuttavia, diciamo, questo necessita di sviluppo di sonde molecolari appropriate. Noi abbiamo sviluppato degli anticorpi conformazionali che riconoscono selettivamente una serie di forme intermedie, non riconoscono il monomero e non riconoscono le fibrille, quindi è una sonda che riesce a colpire queste specie, e sfruttando quello che noi, qui si fa vedere una curva di inibizione dell'aggregazione in presenza di concentrazioni crescenti di questo anticorpo, solo per far vedere che è un anticorpo che neutralizza le fasi precoci dell'oligomerizzazione, e solo per dare un'idea di quello che noi stiamo facendo in questo campo, la domanda che si può fare a questo punto è questo: se io voglio colpire le fasi precoci della malattia, posso fare due cose: o andare a cercare i pazienti siano in fase precoce, ma questo in mancanza di test diagnostici non lo posso fare, oppure nei pazienti che si possono diagnosticare andare a colpire la fase più a monte possibile di quando si forma questa specie tossica. E allora è come andare a intercettare un fiume alla sorgente. Il fiume è quello che io voglio bloccare, un conto è che io metto la diga alla foce del Po, un conto è che io vado alle sorgenti del Po. L'esempio non è il massimo, ma insomma va bene. E quindi l'idea è quella di andare a intercettare, e siccome non si sa e non si sapeva dove si formassero gli oligomeri, perché c'era tutta una scuola di pensiero, in mancanza di tools molecolari per vederli, c'era chi diceva si formano fuori, poi si formano, poi entrano dentro la cellula, quindi c'era un grande confusione. Un esperimento che abbiamo fatto è, utilizzando quel metodo di sfruttare i geni che codificano per un anticorpo, abbiamo prodotto cellule che
al loro interno, in un compartimento intracellulare molto specifico, che è il reticolo endoplasmico, che è il primo compartimento dove la proteina APP dopo la sintesi viene fatta prima di essere portata sulla membrana, noi siamo andati a intercettare con questi oligomeri nel reticolo endoplasmico e possiamo dimostrare che la produzione di questi oligomeri è grandemente inibita. Questo e altri risultati che stiamo ottenendo ci portano a suggerire che questo anticorpo potrebbe essere una seconda generazione di anticorpi monoclonali che potrebbero entrare in una impossibili trial clinici, e stiamo andando in quella direzione. Tuttavia c'è altro da dire, perché tutto questo restando all'interno dell'ipotesi mioidea, dove per tenere viva quell'ipotesi il nostro approccio è quello di andare alla fonte, alla sorgente. Tuttavia bisogna ricordarsi che esistono alternative all'ipotesi amiloidea. In particolare noi abbiamo, per motivi che vi dirò tra un attimo, ci siamo concentrati su quegli eventi che sono a monte della triade dell'Alzheimer, che sono questo A-beta, il deficit colinergico e la iperfosforilazione di tau. E come vi ho detto prima, ci sono molte strade differenti che portano alla neurodegenerazione e che sono accomunate da avere un core centrale che poi riguarda la proteina PP, la proteina tau e la perdita sinaptica. Allora, questo famoso topo di cui ho parlato prima ci ha offerto negli ultimi anni la possibilità di andare a dire in questo modello qual è la via che porta alla formazione di quella triade di eventi. E questo ci ha permesso di scoprire che, per motivi che è troppo lungo spiegarvi, che sbilanciamenti nella forma di questo fattore di crescita, che è il fattore di crescita nervoso, e il suo precursore, che è il pro-NGF, uno sbilanciamento di questo rapporto è quello che trasforma una situazione fisiologica a una situazione patologica. E noi lo stiamo inducendo sperimentalmente in un modello animale, e nel frattempo in cervelli di pazienti Alzheimer e in fluido cerebrospinale di pazienti Alzheimer si può dimostrare che effettivamente alterati livelli di pro-NGF e di NGF sono un biomarcatore possibile della patologia. Quindi qui c'è un meccanismo che ipotizza che c'è uno squilibrio che porta a questa, almeno in un modello animale, porta in modo molto più completo che qualsiasi altro modello animale. Allora, questo l'altra cosa che abbiamo imparato in questo modello, che sviluppa nel tempo, qui c'è un asse temporale, una complessa neurodegenerazione, ma se noi andiamo a vedere tutto quello che succede nelle fasi molto molto precoci, vediamo che c'è una riduzione di sinapsi nell'ippocampo, c'è iperfosforilazione di tau e c'è soprattutto un'atrofia astrocitica. Quindi in questo modello sperimentale ottenuto con la deprivazione di NGF, la cellula bersagliata, una cellula bersagliata che sembra rispondere in modo molto diretto al deficit introdotto è la cellula astrocitaria, e studenti dottorato nel nostro gruppo, Nicola Carucci, Caterina Rizzi, stanno studiando proprio il coinvolgimento dell'NGF negli astrociti, nella cellula della glia. Tutto questo ci porta a ipotizzare che, se è vero che noi in condizioni sperimentali, sbilanciando il sistema del nerve growth factor, possiamo indurre una neurodegenerazione molto completa, e avendo anche individuato delle possibili cellule bersaglio e dei possibili mediatori, allora come tradurre questo in un'ipotesi terapeutica? Un'ipotesi terapeutica può essere: riequilibriamo questo bilanciamento. Il modo migliore per riequilibrare questo bilanciamento è quindi quello di somministrare NGF stesso. E questo è quello che gruppi negli Stati Uniti e in Svezia, al Karolinska, hanno cominciato a fare dal 2005 in poi, basato sui nostri dati e su dati in letteratura. C'è un problema, perché l'NGF, se lo voglio usare in terapia, deve arrivare al cervello, e quindi non solo, ma siccome l'NGF ha una naturale azione
nocicettiva, di indurre il dolore, è legato alle sue azioni fisiologiche, quindi se lo voglio usare come farmaco devo evitare che dia dolore o lo devo usare a dosi che siano sufficientemente basse da non dare dolore, però forse allora non è efficace, oppure lo devo dare localmente. Quindi quello che questi trial clinici stanno facendo sono molto invasivi, perché i pazienti vengono sottoposti a neurochirurgia, vengono iniettate delle cellule che rilasciano IGF localmente vicino al nucleo dei neuroni colinergici e in questo caso anche con cellule autologhe, si può fare in vario modo. E i risultati sono incoraggianti, mostrano che per esempio in un brain scan di attività metabolica, questo è prima dell'inizio della terapia, questo è qualche mese dopo, c'è una ripresa di attività metabolica e c'è un certo recupero di attività cognitiva. E ancora i numeri sono molto piccoli, tuttavia un approccio di questo tipo è chiaro che non può essere tradotto sui grandi numeri. Quindi noi abbiamo lavorato sulle ipotesi, sulla domanda: possiamo ingegnerizzare una molecola di NGF che ha le stesse proprietà neurotrofiche, che possa agire su quel meccanismo, ma che non, faccia, diciamo, abbia il ruolo, la capacità di indurre dolore? E Simona Capsoni, che lavora con me da molti anni, sta facendo un esperimento molto ingegnoso, che è quello di ispirarsi a una malattia genetica rara che si chiama HSAN4, una insensibilità congenita al dolore. Questi pazienti nascono senza la possibilità di sentire dolore e si capisce quanto utile sia il dolore, perché questa malattia è devastante: si bruciano, si fratturano senza accorgene, si mordono, e insomma è molto molto. Questa malattia, ci sono varie tipologie di questa malattia, ci sono poche famiglie al mondo, ma dell'HSAN5 c'è una famiglia principalmente studiata in Svezia. Il gene mutato in questa patologia, in questa malattia, in questa famiglia, è il gene dell'NGF. Ci sono altre forme di patologia, che è HSAN4, che invece hanno mutato il gene del recettore dell'NGF, la chiave e la serratura. L'NGF è la chiave, il recettore è la serratura. Quindi questo dimostra che è vero che questa azione dell'NGF è sul dolore. Come facciamo a sfruttare questa cosa? Ebbene, i pazienti HSAN5 hanno un'insensibilità al dolore totale, ma non hanno altri grossi sintomi neurologici. Invece i pazienti HSAN4 con il recettore mutato hanno la stessa insensibilità al dolore, ma hanno anche ritardo mentale, spiegabile con il fatto che il recettore dell'NGF serve per lo sviluppo dei neuroni colinergici nel cervello. Questa differenza tra i pazienti ci ha portato a suggerire che forse l'NGF che è mutato in questi pazienti è un NGF che è normale dal punto di vista neurotrofico e che però non è in grado di indurre dolore. Quindi abbiamo, sulla base di questa ipotesi, abbiamo studiato la mutazione e abbiamo potuto confermare che effettivamente questa mutazione, che è in questo arginina 100, interferisce con il signaling dell'NGF attraverso uno dei suoi due recettori, ma non un altro. Abbiamo verificato che è vero che questa proteina non induce dolore. Questo è visibile con un bel esperimento che Simone ha fatto, che è il seguente: se voi date da mangiare a un topolino una pellet in un orifizio dove ci sono degli aghi, e poi c'è un raggio di luce che si interrompe ogni volta che lui va a mangiare una pellet, siccome noi diamo il NGF intranasale, quindi è proprio dove per arrivare al cervello, è proprio dove il topolino va a mangiare la sua pellet, e ognuno di questi barrette è un evento, il topo va lì, e vedete che se voi gli date salina ci va spesso, se voi gli date NGF ci va molto molto più raramente, perché effettivamente va, sente gli aghi, quindi poi non ci va più, e quindi ci va molto meno. Se invece voi gli date la stessa dose di questo mutante, vedete che ci va altrettanto spesso. Quindi questo è uno dei tanti esperimenti fatti che visivamente ci fa vedere che questa proteina non è dolorosa. E per fare una storia breve, noi abbiamo in vari modelli sperimentali abbiamo potuto dimostrare che questo NGF induce dei grossi miglioramenti nel
è un deficit di memoria che non ho tempo di descrivervi, e di riduzione del numero della distribuzione di oligomeri, di A-beta. Vedete qui in varie di queste regioni cerebrali, voi vedete che ci sono tutte queste macchie più scure, sono la presenza di placche di marcatura per amiloide, e dando il NGF painless questo torna ai livelli del controllo. E il meccanismo con cui questa azione neuroprotettiva molto efficace abbiamo potuto dimostrare che è un meccanismo che agisce attraverso astrociti e microglia, e implica un mediatore molto importante che è assolutamente obbligatorio per l'azione di questo painless NGF. Quindi adesso stiamo lavorando su questo meccanismo d'azione e con l'obiettivo di portare questa molecola in sperimentazione clinica, se ci riusciremo, sull'uomo. Per concludere, vi volevo dire una cosa, e proprio 3 minuti. Da tutto questo che vi ho detto, risulta chiaro che colpisce una cosa, forse colpisce più a voi che avete ascoltato, che l'Alzheimer è una malattia della memoria, però, e la memoria è un campo che viene molto molto studiato nelle neuroscienze moderne. Tuttavia la ricerca sull'Alzheimer paradossalmente è stata sbilanciata a cominciare a risalire, come ho detto prima, la catena di cause ed effetti, partendo da quelle alterazioni molecolari che sono quelle tipiche nel cervello dell'Alzheimer. Pochissimo è stato fatto di collegamento tra lo studio dei processi della memoria in condizioni di neurodegenerazione. Si usano test di memoria per misurare l'effetto proteine malattia, ma non sui meccanismi di memoria. Negli ultimi 3 o 4 o 5 anni è stato fatto tantissimo sui meccanismi della memoria. Vi dico 3 cose adesso rapidissime per darvi l'idea di quello che si può fare. E allora l'idea è un po' quella, come quando si scava un traforo che bisogna trovare la luce, e se si scava da più parti e ci si trova in mezzo, forse si riesce a accelerare. Quindi la mia idea è che gli studi che negli ultimi anni si cominciano a fare sulla memoria, con le tecnologie di cui adesso vi dico 3 parole, potrebbero portare una nuova informazione nel campo della ricerca anche sull'Alzheimer. E la parola chiave qui è engramma, la traccia della memoria. Io ho cominciato la mia chiacchierata parlandovi di Platone, la tavoletta di cera, scrivere sulla tavoletta di cera, come i filosofi hanno detto 3.000 anni fa o più. Ebbene, questo concetto di engramma è un concetto che descrive, è stato coniato per primo da questo psicologo dell'inizio del Novecento. Lui ha chiamato engramma, con un termine che ha avuto molto successo, quelle tracce che si scrivono nel cervello quando qualcosa viene quando abbiamo imparato o quando ricordiamo. E quello che oggi gli studi sulle neuroscienze ci dicono è che le tracce della memoria, questi engrammi, sono delle modificazioni che si introducono nelle cellule nervose coinvolte in un compito di apprendimento e di memoria, di plasticità a lungo termine, come si dice, per il risultato di una modulazione dell'espressione genica in quei neuroni. Ovvero sia, i neuroni coinvolti in un compito di memoria esprimono un pattern di espressione genica differente e quindi possono essere riconosciute. Questo è il punto. Allora, quello che quando un neurone ha un cambiamento di espressione genica, vuol dire che io lo posso taggare. Ho usato apposta questa parola perché i ragazzi sanno bene che potete taggare una foto su Facebook, credo che si dica così, o qualcosa del genere, vagamente so l'idea, ma comunque taggare potete identificare, allo stesso modo potete identificare un neurone, e allora potete utilizzare dei metodi di biologia molecolare, di ingegneria genetica, per identificare i neuroni che sono stati coinvolti in un compito di memoria e quindi
facile della sperimentazione sopra, e quindi soprattutto porre oggi, da pochi anni, da 4-5 anni, è possibile porre domande di necessità e sufficienza, ovvero sia l'attivazione di un certo neurone è necessaria per una certa memoria specifica, quindi non per la memoria in generale. Fino ad oggi si è studiata la memoria. Adesso si comincia a poter studiare la memoria di un contesto, la memoria del contesto A rispetto al contesto B, e quindi le cellule coinvolte nel contesto A e non nel contesto B, e viceversa, che è diverso da studiare la memoria. Posso studiare specifiche memorie utilizzando questo metodo del tagging. Quindi la questione di necessità le posso porre distruggendo, usando il tagging per distruggere quelle cellule. Cellule che sono state attivate nel contesto A, se io le ho taggate, le distruggo, il topolino non ricorda più se quelle cellule erano necessarie per quella memoria. E viceversa, un po' più difficile, questione di sufficienza. Taggare delle cellule che sono coinvolte in una memoria, se io riesco a riattivarle in assenza dello stimolo che mi ha indotto quella memoria, posso dimostrare che sono sufficienti. Ebbene, questo è esattamente quello che Susumu Tonegawa e altri hanno fatto. Un altro premio Nobel per l'immunologia poi si è messo a fare delle cose molto furbe in neuroscienze, e lui ha fatto, usando metodi dell'optogenetica, ha fatto degli esperimenti molto importanti nel 2012 e nel 2014, in cui riesce, con i metodi che vi ho detto, a dimostrare la sufficienza di certe memorie, riattivando con la luce e con metodi genetici quelle memorie specifiche per un contesto e non per un altro. E come nei film di fantascienza, Inception, Matrix e tutti quel genere, quella filmologia lì, può fare anche l'induzione di false memorie. Riesce, a giocando con il tagging e con metodi sofisticati, di creare false memorie nell'ippocampo. Allora, il messaggio che vorrei lanciare, quello che noi stiamo cominciando a fare in laboratorio, è di cominciare a lavorare su questo filone. È un progetto di lunga scadenza, usare questi studi sui meccanismi di richiamo della memoria per andare poi a associare questi studi con l'espressione in quelle cellule o in cellule vicine o in quel circuito dei geni malattia dell'Alzheimer di cui abbiamo parlato prima, ovvero sia riportare il campo dell'Alzheimer al campo degli studi sulla memoria, ma non sulla memoria come processo generale, ma sulla possibilità di ingegnerizzare specifiche memorie. E in particolare, poi concludo, Francesco Gobbo sta in laboratorio, sta facendo una cosa. Vi ho fatto vedere prima che le cellule che si attivano nell'engramma sono a livello cellulare. In una certa memoria si attivano queste cellule e non queste. Ma tutto quello che noi sappiamo dalla plasticità sinaptica è che sono le cellule, le sinapsi a essere modificate a lungo termine. Oggi la risoluzione spaziale dell'optogenetica è a livello cellulare, quindi noi siamo costretti a fare questa cosa qui. La domanda che Francesco si sta ponendo è: possiamo taggare invece che le cellule singole sinapsi con i metodi dell'optogenetica? E io sono convinto che questa strada che abbiamo intrapreso potrebbe portare, dopo molto tempo, molti anni, a far convergere gli studi sulla neurodegenerazione che sono stati fatti finora a studi sulla farli convergere con gli studi sulla memoria, e quindi a trovare l'incontro nel tunnel. E speriamo di poter dare un contributo a questa devastante malattia, e con questo voglio ringraziare il laboratorio. Questa è una Non ho una foto aggiornata, quindi ho un problema diplomatico. Questa è una foto di qualche anno fa, quindi ci sono delle persone che sono ancora qui, alcuni non ci sono. Questa è una foto di pochi mesi fa, ma non ci sono tutti, e quindi ringrazio tutti. E quindi vi ringrazio tutto a voi per l'attenzione. Scusami del tempo. Grazie al professor Cattaneo per questo bell'intervento, che ha spiegato un po' sia il suo percorso di ricerca che,
che è questa specie di partita a scacchi che la comunità scientifica sta facendo contro l'Alzheimer, che è un avversario molto insidioso. E, lascio la parola a voi se avete delle domande per il professore. Dunque, che io sappia non c'è un nesso diretto, ma ci sono, allora, la malattia d'Alzheimer è stata associata con molte cose, ma non sono mai associazioni di causa ed effetto e non sono mai associazioni statisticamente dimostrabili su numeri sufficienti, quindi sono state fatte associazioni aneddotiche, come si dice, e osservazioni, quindi io non posso dire più di questo. Sicuramente allora, virus erpetici sono virus che infettano cellule nervose, però questo è proprio la sintomatologia, però insomma non ho molto di più da dire su questo, mi dispiace. Ci sono altre domande? Io volevo chiedere come si potrebbe usare il meccanismo di taggare i neuroni per come beneficio per i malati di Alzheimer. Non ho capito. No, grazie che me l'hai chiesto, perché allora vuol dire che non sono stato chiaro. Non lo farei mai. Gli esperimenti che ho detto sono esperimenti di laboratorio. Sono esperimenti in cui l'obiettivo è quello di studiare la resistenza o la sensibilità di certi neuroni coinvolti in certe memorie identificabili in risposta a vari insulti, ma sono esperimenti che, per come sono fatti, devono essere fatti soltanto nel contesto della cavia. A mio avviso la rilevanza di questi esperimenti sarebbe che questo permetterebbe di osservare in un cervello funzionante la degenerazione di un neurone coinvolto in una memoria specifica. Questo è, diciamo, l'obiettivo che ci siamo dati, che è un obiettivo conoscitivo, non è un obiettivo terapeutico. La differenza è molto... grazie che l'hai chiesto, perché è una differenza molto importante. Ovviamente gli obiettivi conoscitivi, questo è un messaggio grande che vorrei dare ai ragazzi, gli obiettivi conoscitivi sono la base per qualunque approccio terapeutico e diciamo, non c'è nuova terapia che non nasca da basi di questo, diciamo, conoscitive. Che altra domanda? Innanzitutto grazie per la bellissima lezione, che a me ha colpito particolarmente molto. E volevo chiederle, riguardo al fatto che ha accennato che in un 5% dei casi, ecco, la malattia di Alzheimer ha origini genetiche. Ecco, mi chiedevo, per caso è stata avanzata l'ipotesi magari di un qualche trapianto genetico o di un'applicazione delle terapie geniche per prevenire, ecco, o comunque evitare il manifestarsi della malattia, insomma, in persone in cui magari è accertata la presenza di questi geni portatori, insomma, di questa malattia a livello familiare, ecco. Allora, domanda importante, due risposte. Una: negli ultimi 2 anni, per la prima volta, si stanno cominciando a fare, con i farmaci di cui ho parlato prima, che non hanno funzionato nei pazienti sporadici, quindi anticorpi antiamiloide, l'immunizzazione, sono cominciati dei trials sui pazienti portatori di malattia genetica in fase presintomatica, rispondendo alla domanda possibile: forse il fallimento di quei trial clinici è stato dovuto a che li ho trattati troppo tardi, quindi vado nei pazienti portatori dove so con il 100% dei casi che svilupperanno la malattia e vedo cosa succede. Però il problema in questo tipo di esperimenti è che
anche in quei pazienti non so esattamente quando insorgerà, però, e quindi questi sono trial in corso, molto lunghi, che ci diranno una prima risposta, che però non risponde alla tua domanda, però mi hai dato l'opportunità di dirti questa cosa. Tu chiedi una cosa più generale, sia per i pazienti genetici, ma in generale, terapie geniche o cellulari. Allora, ti do una risposta generale. Il campo d'Alzheimer non è ancora pronto per questo, per vari motivi. La terapia genica di per sé, per le malattie soprattutto del sistema nervoso centrale, dove la base cellulare è molto diffusa, ha il problema che tu il gene lo devi fare entrare in ogni singola cellula. Per malattie neurologiche in generale, ma ancora non per l'Alzheimer, si sta pensando a terapie cellulari, quindi con cellule staminali o diciamo genericamente di vario tipo, con l'idea, e a sua volta le terapie cellulari di questo tipo possono essere di due tipi: o ricostitutive, nel senso di dire con l'obiettivo che la cellula trapiantata ricostituisca il circuito, e questo è molto molto più difficile, oppure con l'obiettivo di usare la cellula staminale trapiantata come cellula che rilasci dei fattori trofici o terapeutici che agiscano quindi in modo in modo più diffuso. Nel campo di altre malattie neurodegenerative ci sono dei trial in corso, il Parkinson per esempio, nel campo dell'Alzheimer ancora no. Non credo che il campo dell'Alzheimer sia pronto per questo. Qualche altra domanda? Allora ringraziamo ancora il professore per la presentazione. Grazie. Grazie. Figurati. Molto bene. Ciao.